Tra gli innumerevoli eventi organizzati dall'amministrazione comunale di Pizzoferrato, anche Miss Patata, ci vuole anche un pizzico di leggerezza in un momento così buio, visti i tragici eventi del sisma nell'Italia centrale, che è stato comunque ricordato questa sera e che tra l'altro è stato il motivo del rinvio della realizzazione di questo evento al chiuso, perché sindaco Fagnilli questa manifestazione doveva essere realizzata in piazza. Sì, purtroppo, come si ricordava, il tragico evento del sisma ha impedito che si tenesse, perché non si poteva stare a festeggiare mentre purtroppo c'era questo tragico momento che viveva tutta la comunità, tutte le comunità colpite. Però rinviato, abbiamo comunque voluto dedicare i momenti, gli applausi di questa serata che con leggerezza dà spinta e coraggio per continuare la vita e valorizzare un territorio attraverso la patata. Ironia sì, ma con prospettiva economica per il futuro. E la patata tra l'altro si può valorizzare in tanti modi, questo è uno dei tanti. Voi vi potete caratterizzare per questo tubero. Sì, noi ci siamo definiti Pata Paese, dove c'è stata questa sera una pata giuria che ha eletto una Miss Patata, o Pata Miss come dir si vuole. È stata la prima edizione 2016, contiamo di andare avanti con simpatia ed ironia, ma pensando a qualcosa di serio per non far morire la nostra comunità, ma non solo non farla morire, farla sviluppare, perché questo è il nostro desiderio più intimo e forte. Pizzoferrato continuerà a vivere perché gli eventi importanti non sono terminati, da qui a qualche giorno ce ne sarà forse uno ancora più importante. Sì, questa sera è un momento che guarda già a quello di giovedì prossimo, in cui ci sarà l'apertura della Porta Santa l'8 settembre di Santa Maria del Girone e la processione penitenziale inizierà proprio da questo posto, da questa sede, che vedrà l'inizio finalmente dei tanto attesi, auspicati e agognati lavori della Casa dei Servizi Sociali, dove inizierà appunto questo cammino per offrire alla nostra comunità un altro servizio, che è quella del bisogno alle persone anziane, ma dei servizi sociali più in generale. Tra le proloco più attive del territorio, quella di Pizzoferrato sicuramente merita un encomio, perché nonostante è rappresentativa di una realtà abbastanza esigua di abitanti, in ogni caso in ogni stagione presenta tante novità. Questa è una delle ultime, Presidente Miranda Di Matteo. Sì, purtroppo c'è stato il problema del terremoto e abbiamo dovuto spostare. Era fatta in maniera diversa, era fatta in due giorni con Miss Patata, che è stata una cosa, una manifestazione nata così per scherzo, poi voluta da Pasquale Pacilio, il nostro carissimo amico, il mio carissimo amico, e tutti lo sanno come siamo vissuti sempre insieme con la sua malattia, l'ho seguito passo passo. Fino all'ultimo momento ha detto: Miranda, Miss Patata lo devi fare perché è troppo importante per il territorio. Sembra una cosa banale, però veramente questo prodotto potrebbe dare e valorizzare questo luogo, perché è veramente un prodotto che lo trovi a poche parti, e la Proloco deve assolutamente promuovere il territorio. Ci vorrebbero tante persone che ti aiutano, veramente i mezzi sono pochi, però noi abbiamo tanto volontariato e veramente l'Italia si fonda sul volontariato, una grossa fetta sul volontariato, e in questi piccoli centri ancora di più si può vedere. Io spero di fare ancora tante cose belle. Il tempo quest'anno non è stato molto clemente, però questo paese da appena si arriva è veramente bello, e oltre che bello lo vorremmo valorizzare in tutti i sensi, in tutti i modi. Noi ce la mettiamo tutta, speriamo veramente di farcela. Quali saranno i prossimi appuntamenti, considerando che adesso ci approssimiamo alla stagione fredda, però avete questo luogo al chiuso dove è possibile realizzare belle manifestazioni?
Allora, io ho cominciato a usare molto questo luogo, ho cominciato con i convegni, ma i convegni non convegni, perché sono stati resi molto, cioè passa il tempo, la gente viene volentieri, abbiamo riempito sta sala continuamente, questi sono i nostri impegni. Noi abbiamo cominciato col promuovere la salute e non parlare di malattia. Abbiamo fatto un concorso di poesia che sembrava, di solito io vedo poche persone, questo era un salone pieno, fatto in maniera diversa. Ecco, per Natale vorremmo fare tante cose, ma purtroppo le facciamo qui al chiuso. Poi la neve, che ben venga, perché la neve ci vuole e spero che ne faccia tanto quest'anno, così ci fa fare una bella estate. Noi la promozione e le tradizioni d'Abruzzo, quindi insieme alle tradizioni d'Abruzzo mettiamo una tradizione nostra. Continueremo così, faremo tante cose carine, man mano Abruzzo Web ci darà una mano. Buonasera a tutti, grazie. Questo è per te, direttore. Thank you.
e si infittisce il mistero, comprendo come di un velo, ma senza far rumore, pian piano il mio cuore. Sì, I'm done, Mr. Pierre. Roberto
delle Miss dell'associazione ANAS, associazione Insieme. Sapete che Miss Adriatico sposa la solidarietà, lo ha fatto in tanti frangenti, ha dato testimonianza del cuore grande che hanno le nostre Miss, che oltre ad essere belle ragazze, ma soprattutto sono molto sensibili e intelligenti, brave e intelligenti. Allora, il titolo è quello di Miss Urgente Costruzioni, Costruzioni Civili e Industriali, azienda che si trova a Torre dei Passeri, questa sera porta la firma di Marika Genisi. Complimenti! Facciamoci una bella foto, Roberta, Marika! Pronti Davide e Alfredo a immortalare in questo momento Marika Genisi, Miss Urgente Costruzioni. Parte delle nostre commissioni, eccolo qui, Angelo Anselmi, organizzatore di tanti eventi di successo, dal Pop Rock Music Festival di Montesilvano alle rassegne di Miss Adriatico e del Festival della Melodia a Cappelle sul Tavo. Complimenti Angelo, pronto a consegnare la fascia di Miss SAP Estintori, la sicurezza a portata di mano del presidente Sabatino Pompa, presidente anche dello Sportore Calcio, che ha iniziato proprio in questi giorni il suo cammino nel campionato di promozione. Angelo Anselmi è pronto per consegnare questa fascia importante, anzi importantissima in proiezione futura, per Nadia Zitto. Eccola qua, applaudita dalle nostre sportivissime ragazze, Nadia Zitto, premiata da Angelo Anselmi. Un bravo ragazzo, un bel ragazzo, che potrebbe prendere parte alle selezioni di Mister Adriatico. In passato abbiamo avuto anche lì fortuna per alcuni Mister Adriatico che poi sono stati protagonisti nei salotti di Mara Venier negli anni addietro su Domenica In, quindi su Rai 1. Quindi bello e bravo anche il nostro Gianni Scognamiglio con la fascia di Miss ASEA, gabbioni preassemblati per un sistema innovativo, un'azienda che si trova a Pianella e che è un punto di riferimento per tante civiche amministrazioni e non solo. La Miss ASEA in questa circostanza è lei, si chiama Alessandra Fortassiu. Elena è pronta, prontissima per consegnare, mettiamola in bella evidenza, la fascia di Miss Spiedia Rossicini. A proposito, prossimamente a Francavilla, grazie alla collaborazione del nostro amico di sempre Silvano Pinti, organizzeremo la cena finale con tutte le Miss Adriatico. Sarà una gran festa a base di arrosticini firmati Spiedia, ma anche di tanti prodotti tipici, prodotti a chilometro zero come se ne trovano tanti qui a Pizzoferrato. La Miss Spiedia Rossicini, che è un'azienda che si trova a Pescara e che esporta arrosticini davvero in tutta Italia ed anche fuori dai confini nazionali, firma due ragazze contemporaneamente, quindi vedremo tra poco se Elena sarà brava, bravissima a fasciare contemporaneamente le nostre Miss. Si tratta di Serena Giaisi e Shasa Cappellari. Andiamo con ordine. Oh, bene bene, facciamoci una foto. Elena, puoi abbracciare Miss in questo simpatico e evidente quadretto di famiglia. Le Miss
possibile ad aiutare, ad organizzare, a promuovere il territorio, e questo le fa merito, come fa merito a tutti coloro che si impegnano per portare avanti iniziative sul territorio. Questo territorio va valorizzato anche attraverso simili iniziative, lo dico con grande convinzione. E allora la fascia è quella di Miss Caffè Mocambo, il caffè italiano conosciuto nel mondo, azienda che si trova a Chieti, il buon caffè italiano conosciuto davvero fuori dai confini nazionali. Questa sera la Miss Caffè Mocambo risponde al nome di Bianca Alexandra Cocris. Complimenti! Adriatico. Il nostro amico Mariano Di Matteo, che ha fatto parte della commissione, presidente dell'associazione Don Chisciotte, è pronto per consegnare questa fascia a Giorgia Rossi. Eccola qua! Vedi cambiata la nostra vista, adesso mettiamoci al fianco. Questa è una grande famiglia e l'ha dimostrato nel corso dei suoi 20 appuntamenti itineranti per le principali piazze della nostra regione, e siamo davvero felici, sindaco, di tornare nuovamente a Pizzo Ferrato per concludere una stagione intensa, perché Pizzo Ferrato testimonia di portarci fortuna. Torneremo anche l'anno prossimo, caro sindaco. E allora, per consegnare un'altra fascia importante, quella relativa al main sponsor di Miss Adriatico, vale a dire l'azienda Acqua e Sapone, articoli per la bellezza personale e la casa con oltre 700 punti vendita sparsi in tutta Italia, vorrei chiamare la presidente della Proloco, Miranda Di Matteo, assieme al pluridecorato chef, vale a dire Silvano Pinti, dell'omonimo ristorante di Francavilla al Mare, perché dobbiamo parlare di queste ciambelline che hanno fatto impazzire non solo le Miss ma anche tutto lo staff, che non voleva iniziare a lavorare per quanto erano buone. E sono golosi i nostri amici dello staff, e quindi ci tenevano in modo particolare ad assaggiare e a continuare a fare queste stupende ciambelline. Allora, ci vuole parlare di chi le ha preparate, anche perché siamo davanti a un maestro di cucina come Silvano Pinti. Silvano Pinti lo conosciamo bene, perché io poi sono stata collega della mamma per tanti anni, perché è una pizzoferratese doc. E le ciambelline sono buone perché sono le patate di Pizzoferrato, la patata rossa, altrimenti non avrebbe lo stesso sapore. Tutto è cominciato con Fossa Cesia, Tuceri, che quando se le sono litigate. E la Proloco, voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, che sono veramente speciali, ma speciale poi è tutta Pizzoferrato, che poi sono tutti pronti a darti una mano. E le ciambelline, io ho un po' ricattato le signore della, che è tutta femminile, del comitato feste della Madonna del Girone, un po' ricattare, non è che l'hanno fatto tanto volentieri, io ho detto le fate o le fate, scherzo, perché sono sempre disponibilissime. E io spero che questo paese, tu hai visto quando arrivi, subito ti viene da dire quanto è bello. C'è un signore che credo che sia la prima persona che ho visto stasera, che quando è arrivato ha detto no, io qua dietro non vengo perché mi devo fermare in piazza. Dice perché uno spettacolo del genere deve essere fatto lì. Purtroppo è successo quello che è successo con tutti, anzi qualcuno ha detto perché non l'abbiamo fatto lo stesso.
con 300 morti proprio quel giorno, lutto nazionale, e noi non ce lo siamo sentiti per niente. E anzi, voglio approfittare in questo momento, non l'abbiamo fatto, di solito si fa il minuto di silenzio, io vorrei fare un grande applauso a quella popolazione che è stata molto tantissima. Il primo cosa che ci è venuto in mente è no, non possiamo divertirci mentre loro stanno piangendo, e questo è stato lo spirito. Spero che veramente questo popolo ricominci immediatamente, perché vedo che c'è tanta buona volontà, è partita pure la nostra protezione civile, io devo andare con loro, invece mo c'è Pizzoferrato, c'è la Proloco, insomma sono qui. Spero di fare ancora tante cose belle insieme a voi, e quest'anno il tempo non è stato tanto clemente, però siamo riusciti con questo salone a fare qualche evento in più, proprio per la preoccupazione che il tempo non ci, ci stava contro. Bene. E facciamo tante cose, spero che l'anno prossimo sia più bello. Bene, bene, un applauso alla signora Miranda, signora Miranda di Matteo. Silvano Pinti, si è divertito questa sera? Tornare da cittadino onorario dopo il riconoscimento conferito dal sindaco Palmerino Fagnini, che serata è stata? È stata bellissima, molto emozionante, e stiamo Pizzoferrato. Tutto dire. Pizzoferrato. Bravo. Che bello sentire queste parole. Ci vedremo anche in settimana per festeggiare con le miss nel locale di Silvano a Francavilla al Mare. Io vado a leggere il responso della giuria. La miss Acqua e Sapone di questa sera risponde al nome di Daniela Crocetta. Ad un altro grande personaggio, Andrea Falcone, collaboratore artistico del noto cabarettista Vincenzo Olivieri, sono tanti gli amici. Volevo salutare anche un ex grande del Festival della Melodia, Simone Gianzante, vincitore di un'edizione storica di questa rassegna. Sono tanti gli amici che ci sono venuti a trovare, ma è il momento della proclamazione dell'ultima reginetta della stagione estiva 2016. Chiamo il sindaco Palmerino Fagnini, un applauso per lui. E poi ancora Eda Ciccarelli e Roberta Lucchini, e vi dirò presto il perché. Perché, prego, prego signora, abbiamo la coroncina, la fascia, davvero una fascia particolare, Miss Patata Rossa di Pizzoferrato, ma anche il momento, perché abbiamo preparato qualcosa da dedicare alla Patata Rossa di Avezzano. Allora, purtroppo il tempo, Patata Rossa di Pizzoferrato, siccome abbiamo davvero poco tempo, e allora cerchiamo di fare del nostro meglio per cercare in silenzio di ascoltare ciò che la nostra amica ha voluto dedicare alla Patata Rossa di Pizzoferrato. Grazie. Shazanda l'anima di cui cristiene, che sto quarto di mondo, s'accoccia piena, pur tenta una grossa novità. Per conto mi mai poteva pensare quando Maria era fatta redà. Che ne già bastesse una matinata per benedice la Santa Patata, che mu ha davvero aiutato la gente, a prima solo gli medicamenti, e dopo ha raggiunto tutte le panze da chi cambiava tra fatica e speranza. Una cosa è certa, che pasta e carne, pesce e verdure, essa lei, che fa sempre una bella flora. Quando la mesca la pasta che cresce, ha da vedere che migliaia che riesce. E se così non fu mastrie, la patata all'esso e si fa tre magnè. Arrivando a rete, alla porta, domanda a voi che Zalena sfamare, ogni giorno, grazie a Dio, gli attucchevoli, patata a top o sotto la cena. E se per te sgrezzi te pure cuciva, quella pomata, la patata affollata te ci accoppeva. Dopo si mangiavano con le fasciole, con le cacocce e altre verdure.
e per cagnè chi poteva accattare, le mareteve che la baccalà. Sapeva dove sta la pulenta di grana, due patate sprecciate e dagli de mano. Zimmer alla trip, alle tagliarille, che salgiccia del nuglio, che le fattachille. Quanta ricordo, quanta pensiero, così maravella le sapore di ieri. Un tempo di vir, ancora mo, foglie e patate, che se ci vuole? Una bella allessata, due cottachille, una pestiglia e puro di aprile. E quando era volta si sente un addore, che mi fa salire a chi non l'angone. Ma sapemmo sta la nostalgia, pensiamo alle gnocche che poi sei. Chi le fa l'ome, chi non è più corto, così che da niente non hanno mai torto. Ma se più legge volete arrestare, che pure il caso l'avete appoggiato. Codone, cocuca, per le faresse più chicche, la rivetti ieri, sentite, le chicche. Per fine che a mondo si siamo imparate tanta pietra, tutto accentato, purè, soufflé, croquet e gatto, che bello di yamamò. Se ti fai un giro supermercato, vedi quanta maniera ti hanno mandato, in buste, in fiocchi o surgelate. In 3 minuti le sei cucinate. Ma non ti scordate le guaglione che vanno trovando certi nomi, crisp, stick, grill e pringol, che sciammaldite che se le ingolle se porcarie confezionate, che tutte sono, ma non patate. A me mi piacciono 4 spaccate, che sale e olio gli dà una bella acconciata, l'anzecco forno con rosmarino e a metà cottura uno scrizzo di vino. Potessi a mai innenza quando va dolce ricette uguale da, a vasta vi dico, ma ci pensate tutta sta roba da due rivede? Da una creatura pure, che ne vonit, soltanto la terra, terra buona però, acca di cile e sole, a cucì, gna le mani a nostro signore. Dopo, la forza de braccia ammazzata, che a via di zappone l'hanno cavata, eppure voi, che teneme le tratture, la tradizione ancora gli dura. È una regina, da noi si è casata, ma niente no, fa bene, è la roscia patata. Bene, bene, e dopo questa doverosa dedica alla patata rossa di Pizzo Ferrato, veniamo a noi, sindaco. Si è chiusa una stagione estiva, praticamente. Com'è stata qui a Pizzo Ferrato? Sì, buonasera a tutti, è stata molto interessante perché era iniziata con qualche difficoltà, non ho avuto un problema sulla Valle del Sole, dopodiché però tutto è andato bene, peccato il tempo, ma miglioreremo. Sì. Questa sera si è divertito, sindaco? Sì, io ringrazio il ministro Adriatico che si è prestato anche alla popolarizzazione della nostra patata, che è un prodotto nobile, di nicchia. E stiamo costruendo un senso, il discorso che abbiamo iniziato dei patacartelli alla classe del paese, della patagiuria, del patasenso, del patapensiero, vuole andare in questa direzione e far diventare una possibile economia anche questo, che è un tubero magari povero ma sicuramente possibilmente da valorizzare in termini di sistema economico. Sindaco, un doveroso pensiero, l'ho detto anche in apertura, all'ex direttore, al compianto direttore di Rete 8, Pasquale Pacilio, che ci teneva in modo particolare ad essere presente a questa serata, a questa bella iniziativa. Purtroppo, ahimè, non ce l'ha fatta, però il nostro pensiero in questo momento va senz'altro a lui. Sì, se siamo qui questa sera... Per la patata di Pizzo Ferrato va detto, va ricordato, e grazie a Pasquale Pacilio, nobile direttore che ha testimoniato l'affetto per tutto l'Abruzzo, in particolare a Pizzo Ferrato, ha dedicato momenti incredibili al paese della meraviglia. Grazie direttore. Magari ci stanno dalla scuola e ci valorizza insieme all'altro amico che, come dire, ce lo fa presente in terra, Mimmo D'Alessio, che pure insieme a loro, come dire, ci hanno seguito passo passo. Purtroppo, come è stato ricordato, via la questione del purtroppo del sisma tragico, senza parole, senza commenti, e vogliamo anche quest'altro tragico momento, la scomparsa del direttore, come dire, hanno intristito e, come dire, spogliato di quella grossa valenza di sorriso che era il discorso di Miss Patata. Però, come dire, in nome loro, in nome suo e per tutte le vittime del terremoto, noi continuiamo a lottare, a fare queste cose per dare un senso alle loro esistenze e al loro trascorso terreno. Belle parole quelle del sindaco di Pizzo Ferrato, Palmerino Fagnini. Allora, siamo pronti a Pizzo Ferrato.
vince Chantal.